perché c'era questo forte bombardamento. E perché praticamente bombardavano queste vie di comunicazione. Noi abitando lì a Viera Sidra, stava vicinissimo alla stazione Tuscolana. Venivamo a sapere che le basiliche non le bombardavano, e allora noi dall'Alberone partivamo, eravamo alla Basilica di San Giovanni, e fu questo un giorno molto molto brutto, perché passando per Piazza Re di Roma, lì sotto gli alberelli dove tuttora ci sono i giardinetti, e ci fu un mitragliamento. Io mi ricordo che lasciai la mano di mia madre e mi misi a correre. Poi mi prese un signore e mi mise dentro un negozio. Mia madre mi cercava piangendo, poi siccome ero obbligata a passare davanti a sto negozio, mi trovò, mi prese e andai con lei a San Giovanni, insomma. E ogni volta che purtroppo c'era queste, perché avevamo un ricovero sotto casa, però era poco sicuro, e invece la Basilica di San Giovanni, e però dovevamo arrivare fino laggiù, era un Quindi posto dove trascorrevamo parecchie ore là dentro. noi da Piazza Duscolo andiamo a Piazza Tarquinia, che sono 100 metri, e lì c'è la scuola Margherita di Savoia e lì c'era rifugio. Mia mamma va avanti con gli altri due fratelli, io che vedo che il mercato era vuoto ma i banchi pieni, e dicevo prima che avevo un vestitino molto largo, tutto arricciato, non lo so perché, io sono andata verso questo banco, ho tirato su il vestito, ammo, di borsa, ho incominciato a mettere mele, le mie limoncelle, mele, 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 mele. Quando io riesco dal mercato, c'era in atto lo spezzonamento, io non sapevo che cosa era, però ho visto due feriti. Fuoco per terra, perché quando cade lo spezzonamento fa prima fuoco e poi scoppia. E lì ho capito che ero veramente in pericolo e preoccupata, veramente anche di mia madre, con questi miei zoccoletti, perché allora noi i soldi per le scarpe non ce l'avevamo, quindi andavi con famosi zoccoli che quando si rovinavano un pochino bastava, come si dice, rasarli. Rasarli e potevi mantenerti in equilibrio. Io entro nel rifugio, cerco mia madre, ma nel rifugio non c'era luce. Dovevo cercarla, l'ho trovata. Ce l'ho presa di santa ragione, perché ero sfuggita alla sua vigilanza, e io continuavo a urlare: le mele, schiaffi, mele, mele. Alla fine mia mamma stanca fa: ma che cosa sono queste mele? Eccole! E le hanno prese tutti. Così, io ho preso le botte, sono rimasta con una meluccia. Gli altri hanno mangiato più di me. Questo è uno stato d'animo che poi, successivamente, ho capito il valore della vita, primo, il significato di come si vive questa vita, l'importanza della serietà, l'importanza della pace, l'importanza dell'uguaglianza. Non dire che sono bugie o è retorica quella che dico, perché la pura verità, io la fanciullezza non l'ho conosciuta. Mi sono trovata a essere subito grande. Sotto le armi, nel reparto dove stavo, c'erano dei militari richiamati che facevano propaganda antifascista. Da questi commilitoni cominciai a capire cosa era la democrazia, perché a scuola non ce l'avevano insegnato cosa significava democrazia, che cos'era la dittatura. Niente, di tutto questo non abbiamo mai parlato, e solo sotto le armi sono venuto a conoscenza di queste forme di governo. E quindi quando noi dicevamo, dobbiamo trovare una via d'uscita, eravamo a Genzano, nel Castello di Romani, una zona di antifascisti, e lì venivamo avvicinati da persone, però non ci esponevamo tanto, più di tanto. Arrivato a Roma,
come dicevo poc'anzi, dopo che ero scappato, ho preso contatto con questi amici coetanei che già facevano parte del movimento clandestino, mi hanno proposto di entrare e sono entrato in queste formazioni. E di lì siamo andati avanti con azioni di sabotaggio che potevano essere, quelle del deviare le autocolonne che andavano verso Cassino o successivamente verso Anzio, avvertendo delle famiglie di ebrei che hanno chiesto rifugio presso alcune famiglie, tramite alcuni colleghi degli uffici della posta di Roma ci veniva segnalato tramite lettere che facevano sparire, erano lettere fatte da delatori, attraverso le quali riuscivamo a sapere che quella persona che abitava in via d'Itali lo dovevano andare a prendere perché era un ebreo. Io facevo parte, per incarico del partito, assieme ad altre persone, del Comitato di Iniziativa Femminile, che è stato l'organismo che ha lottato a Roma verso le donne, nei quartieri romani. Noi ci eravamo divise, ognuno di noi, un quartiere, responsabile era delle Bei, la partigiana delle Bei, a me erano capitati il terzo, quarto e quinta zona, perché Roma era divisa in otto zone. Le zone erano gruppi di quartieri, e in questo gruppo di quartieri a me mi era capitato il quartiere di San Giovanni. Allora, nei quartieri ognuna di noi aveva formato un gruppo, di solito di giovanissime donne, ragazze proprio, sottocomitati, che potevano vedere sul luogo quali azioni e in che modo fare queste azioni in quella zona. Io ho abitato in via Lusitania per un certo periodo della resistenza, ma poi abbiamo cambiato otto case, non so dove stavo in quel momento o in quell'altro, però io mi ricordo, avevo contatto con Aldo Pinci, che era uno dei responsabili dei GAP e del lavoro nel quartiere. Aldo Pinci lavorava nella fabbrica Manzolini, che era una fabbrica prima di pentolame, e che durante la guerra fu cambiata in fabbrica per materiale bellico. Mi ricordo che io andavo tutti i giorni, una volta alla settimana, a ritirare grandi coppie dell'unità che poi dovevo distribuire nei quartieri in cui lavoravo. E lui mi aveva detto: guarda, io faccio un lavoro pericoloso, per cui tu sta molto attenta, se nella finestra, quella finestra lì della mia casa, vedi qualcosa di rosso, tu non salire, perché vuol dire che è pericoloso, mi hanno arrestato. Io guardavo sempre sulla finestra e un giorno vidi una borsa rossa appesa alla finestra e capì che era stato arrestato. È stato arrestato in seguito a una spiata e rincorso nel quartiere. I poliziotti gridavano al ladro perché nessuno l'aiutasse. E poi fu ferito una gamba e in seguito alla cancrena sopravvenuta in quella gamba morì. Ed era stato già condannato a morte. Mi dissero anzi che i dottori avevano tentato di allontanare la sua esecuzione infettandogli la gamba. Quando venne alleati, io mi ricordo che eravamo tutti quanti affacciati alle finestre, in via La Spezia passavano tanti camion e buttavano scatolette, cioccolate, tutte queste cose. Allora io pure scesi, perché ero una ragazzina, stavamo tutti giù, e riuscì a prendere una scatoletta, mi ricordo che era in polvere, che c'erano carote, patate, piselli, ma era così buona, poi non riuscì a prendere nient'altro, solo quella.
Quel giorno la sorella di mio marito ci telefonò la mattina presto per avvertirci che a piazza, nel quartiere San Giovanni, gli alleati entravano, i camion alleati entravano nella città. Allora noi uscimmo, feci un panino un panino con quello che era rimasto del prosciutto badogliano coi vermi che ci avevano dato, noi toglievamo i vermi, lo cuocevamo e ce lo mangiavamo, perché si poteva sprecare. E allora dedi questo panino e andammo lì, ma svoltato l'angolo ci trovammo i tedeschi col fucile mitragliatore, con la mitragliatrice puntata. E allora io dissi: ridatemi il panino che chissà quando arriveranno, ricordandoci il sbarco ad Anzio. E invece poco dopo Roma fu tutta libera e noi girammo per la città per trovare gli amici, i compagni che non sapevamo se erano vivi o no, eccetera. Io da molti anni vado nelle scuole, dalle elementari all'università, per parlare con i giovani e far sapere che cosa è stato il fascismo, che cosa è stato il nazismo, cosa sono state le lotte che abbiamo fatto, la guerra e la resistenza, e che cosa ha prodotto in noi persone comuni. Nel giugno di quest'anno il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, mi ha insignito della più alta onorificenza della Repubblica. Sono cavaliere di Gran Croce. Non so se lo merito, però io l'ho accettata perché penso che sia stata data a me ed anche a tutti gli altri partigiani che con me hanno lottato ed anche ai nuovi partigiani.